Vuoi di, Federico Nicotera prima della scelta ho paura di farmi male. Il percorso di Federico Nicotera a Uomini e Donne dovrebbe concludersi a breve con una scelta. In attesa di scoprire chi sceglierà tra Carola e Alice, il tronista ha confessato le sue paure e i suoi dubbi sul settimanale del programma. Pare proprio che il giovane abbia paura di farsi male e prendersi delle batoste. Questo potrebbe essere il motivo per il quale sembra titubante sulla scelta. Federico Nicotera è ancora diviso tra le due corteggiatrici Carola e Alice. Da settimane si parla di una sua imminente scelta, ma ad ora non è ancora arrivata. Il tronista sembra ancora indeciso sul da farsi. Per quale motivo ha tutti questi dubbi? Una risposta a questa domanda l'ha data proprio Federico sulle pagine di WD Magazine, dove il giovane romano ha confessato: ho paura di farmi male. Nicotera ha poi aggiunto di aver paura di far soffrire una delle due corteggiatrici. Purtroppo per lui, il format del programma prevede una scelta finale. Leggendo queste ultime dichiarazioni del tronista, si intuisce come Federico abbia davvero paura di fare la scelta sbagliata e di ricevere una bella batosta. Da mesi ormai, si ritrova con le due corteggiatrici Carola e Alice, due ragazze molto diverse una dall'altra. Alice sembra dare maggiori certezze e sicurezze a Federico. Carola lo ha messo più volte in crisi. Nicotera non vuole ferire nessuna delle due. Il contesto di Uomini e Donne è un po' diverso dalla vita reale, visto che nel programma di Maria De Filippi i tronisti sono chiamati a portare avanti più di una storia alla volta. Questo fino al momento della scelta. L'indecisione di Federico aveva perfino fatto pensare che il tronista potesse abbandonare il programma senza fare una scelta. Proprio come hanno fatto qualche settimana fa i suoi colleghi Federica Aversano e Federico Dainese. Invece, il giovane ingegnere romano non ha mai pensato di lasciare. Lo aveva dichiarato già qualche tempo fa in un'altra intervista dove aveva detto: non ho mai pensato di abbandonare il trono. Nonostante abbia passato momenti difficili a causa dei continui litigi con le sue corteggiatrici, Federico ha deciso di non mollare. Vuole trovare la donna con cui costruire qualcosa di duraturo. Insomma, cerca l'amore, quello vero.